Eccoci qua, bentrovati. Nuovo appuntamento con la nostra amica psicologa, psicoterapeuta Giusy Incardona. Ciao Giusy! Ciao a tutti, ciao Furio! Senti, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di un argomento, dico sempre, ma anche questa volta ci sta interessato. Oh! Introversi versus estroversi, cioè sei introverso o estroverso o un po' tutte e due? Bene, io forse un po' tutte e due, andiamo. Beh, sicuramente che cosa accade? Che la, proprio la dicitura, no? Introverso e estroverso ha origini antiche, generalmente circa 100 anni grosso modo, perché fu proprio lui nel 1920, Carl Gustav Jung, a parlare proprio dell'introversione e dell'estroversione. Come che cosa? Come delle componenti, no? Delle tendenze legate alla personalità, di appunto dimensioni che hanno a che fare con modalità con le quali noi ci muoviamo nel mondo. Qui c'è l'estroversione, qui c'è l'introversione e secondo Jung la persona si muove lungo questo filo, no? Qui c'è l'introversione estrema, estroversione estrema e noi generalmente ci collochiamo lungo questo continuum, no? Quindi si dice, ma quella persona è introversa oppure quell'altro è estroverso, che cosa vuol dire? Innanzitutto l'introverso, no? È una persona che va a guardare molto attentamente, minuziosamente il mondo interiore. Le sue energie sono prevalentemente destinate alla ricerca e alla riflessività in riferimento al proprio mondo interiore. È uno che pensa, riflette e che indaga in maniera molto analitica le dinamiche appunto psicologiche interiori. È una persona che tende alla riflessività, gli piace moltissimo il silenzio, appare, no, fuori schivo, riservato, cioè amici, sì, sono io, appare schivo. Ma secondo me m'analizza. No, anche siamo tutti e due un po', così. Appare, insomma, schivo, riservato, non ama molto la folla, quindi non troverete un introverso, se proprio non deve, nei posti molto affollati o nelle situazioni in cui ci sono molte persone. Perché l'introverso, muovendo appunto questa costante ricerca sul mondo interiore, è molto interessato più al mondo interiore piuttosto che alla realtà oggettiva e quindi preferisce starsene per i cavoli suoi, a fare cose sue, magari anche in solitaria. Non è un compagnone, non gli piacciono i posti, diciamo così, dove ci sono tante persone. Gli piace la compagnia, ma di pochissime persone, uno, due, tre. Con i familiari tende invece ad aprirsi, ma con le persone esterne no. Ha una dimensione tendenzialmente un po' melanconica e qualche sprazzo di pessimismo, però ha dei principi e dei valori solidi. Sicuramente le energie, come abbiamo detto, sono orientate sulla riflessività e sulle dinamiche del mondo interiore e meno sull'azione. Ok? Quando interagisce con le altre persone è una grande fatica, perché gli introversi tendenzialmente dall'interazione emergono, o meglio, ne escono stanchi. Meglio stare in silenzio, ecco, il silenzio è prevalentemente per gli introversi la forma di comunicazione più, diciamo così, più frequente. Invece che cosa accade? Che gli estroversi hanno le energie che non sono dirottate sul mondo interiore, ma assolutamente sul mondo esteriore. All'estroverso doc non gliene può fregare di meno del mondo interiore, o meglio, non è portato tendenzialmente per la riflessività, ma più per l'azione. Ecco, l'estroverso ha bisogno di compagnia, ha bisogno di stare in gruppo e soprattutto ha bisogno di avere sempre costanti sfide da intraprendere. Non si annoia molto spesso, anzi ha bisogno proprio del contatto con gli altri, tendenzialmente ne soffre anche un po' di conformismo, perché senza gli altri non è che ci sta tanto bene, quindi un grande compagnone. È molto impulsivo, tende, diciamo così, a non essere, appunto, come abbiamo detto, riflessivo, introverso, ma ha necessità assolutamente a volte di manifestare in maniera impulsiva quello che sente, senza filtri, quindi molto spesso l'estroverso quello che c'ha nella pancia ce l'ha nella bocca e lo vomita fuori. E molto spesso accade che gli introversi non vanno d'accordo con gli estroversi, perché uno orienta le proprie energie nel mondo interiore, quell'altro le orienta nel mondo esteriore e tendenzialmente non è né buono l'uno né buono l'altro, insomma, sono due modalità di stare al mondo. Come abbiamo visto, sono due polarità e a noi non rimane altro che collocarci in questo asse immaginario. Dopo la teorizzazione di Jung sono state fatte altre, diciamo così, ricerche in riferimento a questo e hanno visto che molto spesso la dimensione dell'estroversione e dell'introversione sono dinamiche, diciamo così, temperamentali, ma che gioca un ruolo fondamentale la dimensione sociale e psicologica, soprattutto sociale, i contesti all'interno del quale viviamo e soprattutto le varie fasi della nostra vita, perché a volte in adolescenza eravamo più introversi, poi dopo facciamo delle esperienze e
siamo un pochino meno introversi, dipende moltissimo, si diceva anche prima con Furio, dalle situazioni della nostra vita e dalle esperienze. Sicuramente estroverso estremo, introverso estremo, noi generalmente ci collochiamo su questa dimensione qua, ecco, e sta a noi definire un pochino su quale punto, insomma, ci collochiamo. A volte accade che molte persone si collocano a metà tra l'introversione e l'estroversione. La cosa importante è definire un pochino, bene o male, no? A grandi linee, dove ci muoviamo, e la cosa interessante, soprattutto per i piccoli introversi, è non vergognarsi della propria natura, della propria tendenza, perché purtroppo siamo in una società in cui viene, lo vediamo, no? Costantemente incentivata la tendenza al mostrarsi, all'apparire, alla forza, a volte anche all'aggressività nel muoversi, e quindi molto spesso gli introversi si sentono un po' dei pesci fuor d'acqua, no? Si chiudono ancora di più e non si sentono capiti dagli estroversi o comunque da dimensioni del genere. Quindi la cosa importante è definire che temperamento orientativamente abbiamo, in quale fascia, e poi se siamo degli introversi, per favore, non andate a braccetto con la vergogna, perché ognuno ha la propria natura e ha la legittimità di viverla, questo è fondamentale. Bene. Io patteggio per gli introversi. Oh, l'avevo quasi capito. Siamo un personaggio psicoterapeutico, esatto. Anche con qualche pizzico, insomma, di estroversione, che fa veramente molto bene. Anzi, certo, certo. Giusy, ti dico grazie anche per questa settimana. Voi. Grazie. Noi ci vediamo prossimamente. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Grazie per averci seguito. Bye bye.